Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, mi trovo in questo momento a cavallo della mia moto, il mio cavallo d'acciaio. E eccomi qua, sono a Sibu, una bellissima località del Borneo, siamo in Malesia e vi voglio mostrare un po' la zona residenziale. Io ho già fatto dei videoclip che mostro il centro, chiaramente il centro è il posto dove è meglio possibile mettere le mani in pasta perché lì il cagaio è più evidente. Adesso farò un giro brevissimo qui nella zona di periferia. Sono arrivato qui ancora a questa zona, non l'ho sperata, e la esplorerò insieme a voi. Ecco, chiaramente pian pianino perché il mio cavallo d'acciaio a rottame me l'hanno dato a noleggio in aeroporto a Kuching, era già messo male quando me l'hanno dato, adesso è proprio lì che non ce la fa più, sta sparando per così dire gli ultimi colpi. Ecco, guardate, veramente il posto è tenuto molto bene. Ecco, questo per darvi un po' l'idea anche di quello che è il tenore di vita di questi posti qua, perché uno viene in Malesia, poi soprattutto se non ha come me la moto per andare a vedere le zone residenziali, viene indotto a credere che è un paese di mezzi disgraziati. In realtà le zone residenziali sono meglio che in Italia e sono anche in proporzione alle città più vaste che in Italia. Adesso questa è una città che non arriva a 200.000 abitanti, però ha un numero di villette impressionante in proporzione agli abitanti. Siamo davvero ad un numero impressionante. Questo è un po' lo stile abitativo. Guardate qua, da questo lato ancora più bello, sono tutte casette monofamiliari, guardate qui che bell'ingresso, tenute benissimo con tanto verde. Eccoci qua, siamo a Sibu. Diretto continua perché voglio mostrarvi cosa c'è di bello qua, magari scopro insieme a voi qualche cosa di spettacolare, chissà mai. Questo è un po' l'avventura, lo spirito del ravanatore, dell'andare in fondo alle cose. Ecco, siamo arrivati qui, guardate questa casetta qua con delle colonne, molto bella. Ognuno ha un suo stile. Ecco, sicuramente questa città qui necessita di architetti, arredatori. Questo è il paradiso per chi ha nel proprio curriculum questo genere di professione. Giardinieri. Col lato di sinistra hanno costruito, quello di destra stanno costruendo ancora qui. Adesso più o meno vi ho fatto vedere questa panoramica qui, però vi garantisco adesso sono appena fuori città, proprio ai bordi, però uscendo, andando nella periferia, ci sono delle ville che sono delle regge della Madonna, con un parco attorno. Sono una roba proprio spettacolare. Ecco, questo non è Sibu, è un po' tutta la Malesia, perché oramai, avendo girato in lungo e in largo con la mia moto scassatissima, posso anche testimoniare che effettivamente ogni città, ma anche quella più spolmonata, c'ha un quartiere residenziale che non finisce più. Questi si arricchiscono
disboscando la foresta, ormai della foresta pluviale, quella originale, non c'è più nulla. Si è scoperto, guardando dal satellite, che molte intere aree che si credeva fossero foreste sono state rimpiazzate dalle piantagioni di palma da olio. Ecco, questa località qui, cosiddetta zona residenziale, sembra non finire più, ed infatti è grandissima, non finisce più. Ecco, lì avanti abbiamo delle casette ancora in costruzione, ecco, quelle lì non sono ancora completate, ecco, ci sposteremo fino lì. Ecco, come vedete hanno messo il tetto, però ancora la casetta non esiste, non esiste niente, no? Ci sono le colonne portanti e il tetto. Perché questo? Mi hanno spiegato che c'è una legge locale che praticamente l'abusivismo viene condonato se riescono ad arrivare a mettere il tetto prima che vengano beccati, prima che gli facciano la multa. Per cui guardate come sono furbi e scaltri questi qua, e si sono escogettati come costruire velocemente qualche cosa e mettergli il tetto sopra in modo da avere condonato l'abusivismo. Ecco, questo qui è un po' una cosa che non va bene, e sono, ecco, su queste cose qua sono un po' truffaldini, però tutto sommato un popolo come si dice, onesto su tanti punti di vista, non rubano, puoi lasciare incustodito quello che vuoi, non ti toccano niente. Eccoci qua. Questo non contento si è fatto anche un muraglione tipo Fort Knox, si è fatto la prigione praticamente, vive nella prigione questo, ha fatto la casa circondariale. Eccoci qua, il mio cavallo di ferro si è spento, non ce la fa più, probabilmente sono anche rimasto a secco, ragion per cui chiudiamo la trasmissione e ci sentiamo alla prossima. Ciao!